RLB, radioattiva la notizia. RLB radioattiva, buongiorno, radioattiviamo le notizie. Simona Gambaro, Edoardo Maruca. Buongiorno. E allora, parliamo di un'altra bella iniziativa in programma a combinazione, sono tutte il 7 maggio, però vogliamo ovviamente darne notizie ai nostri ascoltatori, perché anche questa è una mobilitazione, una giornata molto importante. È la giornata dedicata allo Slot Mob, una giornata di mobilitazione nazionale che ovviamente si tiene anche a Cosenza. E ne Slot Mob ovviamente è una manifestazione legata a questo fenomeno per quanto riguarda tutta l'Italia, purtroppo, per quanto riguarda il gioco d'azzardo, le conseguenze sociali ovviamente collegate a questo fenomeno. Ne parliamo con Fabio Gambino, dell'associazione responsabile di Eccedenze Creative. Buongiorno. Buongiorno Gambino, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi per dare questa notizia che è abbastanza molto importante. Molto, molto importante, ce ne siamo occupati diverse volte di questo fenomeno che condanniamo in qualche modo, perché sappiamo insomma che sta portando veramente alla rovina tantissime persone. E tra le altre cose, nella maggior parte dei casi proprio le persone più, tra virgolette, le chiamo povere, ecco, in questo senso, cioè quelle che poi economicamente non sono, non hanno una vita agiata in questo senso. Questa manifestazione si terrà il 7 maggio anche a Cosenza, avrà inizio alle 17:30. Allora, partiamo col presentare ovviamente la manifestazione e spiegare un po' da che cosa nasce. Sì, assolutamente. Il movimento Slot Mob nasce nel 2013. In Calabria è stata promossa dal Movimento dei Focolari, che poi hanno fatto rete con altre associazioni. Adesso siamo una ventina di associazioni, tra cui Eccedenze Creative. E la preoccupazione era appunto il dilagare senza controllo proprio di questo fenomeno dell'azzardo. È un movimento nato dalla partecipazione di personaggi del mondo accademico, associazioni, liberi cittadini, anche amministrazioni comunali, preoccupati per i propri cittadini, insomma. Il 7 maggio, in contemporanea con Italia, ci saranno circa 40 slot mob. Noi saremo all'Otravez Fair Café, al Teatro dell'Acquario, via Pasquale Galluppi 15, a Cosenza. Sì, conosciamo bene il posto. Sì, l'Otravez Fair Café, Teatro dell'Acquario. Senta, che cosa, in che modo si articolerà questo? Cioè, che cosa prevede concretamente questa manifestazione? Sì, volevo dire dell'Otravez che, oltre ad aver rinunciato al gioco dell'azzardo, hanno fatto anche la scelta di vendere solo prodotti del commercio eco e solidale, quindi insomma vogliamo premiare pubblicamente questi locali che si rifiutano di alimentare le ludopatie. Certo. Anche perché cioè, questi baristi avrebbero potuto accettare queste proposte delle multinazionali dell'azzardo per installare queste slot machine o aprire un angolo scommesse, quindi guadagnare soldi. Quindi la scelta di ribellarsi a questo sistema ha un valore veramente importante. Senta Gambino, ma lei che è un attento osservatore di questo fenomeno, sta aumentando o in qualche modo è contenuto nel corso degli ultimi periodi? Perché io ricordo 2 anni fa si parlava di questo slot, di queste fobie, di questa morbosità esasperante nei riguardi delle macchine da gioco. Come sta andando questa fenomenologia? Assolutamente sì, vorrei dare dei dati perché magari è più incisiva la cosa. Il gioco d'azzardo fattura 90 miliardi di euro l'anno. E ogni italiano gioca in media 100 euro al mese, è molto, ogni italiano in media 100 euro al mese. Ci sono, si stimano, più di 15 milioni di giocatori abituali e 800.000 sono ormai patologici. Sì. La provincia di Cosenza in particolare è la nona in Italia per numero di macchinette, slot e videopoker, cioè è preceduta solo da grandi città come Napoli, Roma, Milano. Quindi siamo messi malissimo. Sì, siamo messi veramente male, perché il discorso è che più si è in difficoltà economiche e più si gioca, peggiorando la propria situazione. Certamente. Quindi chi è preda della ludopatia trascura lo studio, il lavoro, mente continuamente alla famiglia per nascondere una situazione ormai disperata, perché si può arrivare anche a compiere dei furti, delle frodi. Si può arrivare anche a togliersi la vita, vogliamo sottolineare. Si può arrivare anche a togliersi la vita, vogliamo sottolineare, sì, perché questo è un fenomeno... Anche... Sì, mi scusi se l'ho interrotta.
No, assolutamente. Sì, sì, sì. No, no, è giusto come dicevi, anche al suicidio si può arrivare, perché la situazione poi diventa disperata, no? Non si riesce a trovare una via d'uscita. Tra le altre cose... Il fenomeno nuovo, che è importante, un fenomeno nuovo che sta accadendo ultimamente è sui giovani, sui ragazzi, non sui giovani, sui ragazzi. C'è una ricerca dell'Università di Bologna che ci dice che più della metà dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno. Cioè ormai li si vede sempre più spesso attaccati a queste macchinette prima di andare a scuola. Sì. Cioè è proprio una cosa veramente... Sì, è tristissimo. E tra le altre cose volevo sottolineare che purtroppo l'Italia è molto, ma molto indietro relativamente alla cura della ludopatia e all'aiuto alle persone. Perché la ludopatia è come una dipendenza. È una dipendenza, non come. È una dipendenza. Esatto. Sì, e non ci sono, almeno per quanto riguarda la città di Cosenza, noi ci siamo anche documentati, abbiamo parlato proprio con il CERT, che insomma è l'ente che si occupa delle dipendenze relativamente all'ASP, e non c'è un, come dire, un supporto, un aiuto, un percorso da poter fare per quanto riguarda proprio questo genere di persone ovviamente affette da ludopatia. Quindi ci piacerebbe anche che lo Stato italiano non solo prendesse i soldi di queste persone e li intasca attraverso le macchinette, perché sappiamo che sono soldi che finiscono ai monopoli di Stato, quindi allo Stato, ma ci piacerebbe vedere che è possibile anche guarire da questa brutta malattia, perché una brutta malattia è. Sì, assolutamente. Il problema è la compulsività. Cioè, chi entra in questa patologia da gioco sta sempre più ore al giorno davanti alle macchinette ed è incapace di resistere all'impulso di giocare d'azzardo, fare scommesse. Adesso scommettono anche su gare virtuali, quindi sì, sono inesistenti, sono gare proprio che non neanche esistono davvero. Quindi e più perdi e più senti il bisogno di scommettere di più per tentare di recuperare, insomma. Noi speriamo che ovviamente oltre al bar o Travezzi, insomma, per quanto riguarda Cosenza, ce ne siano tanti altri, perché poi la risposta di molti, non so se avete fatto anche un sondaggio su questo, la risposta di molti esercenti è quella di dire se le togliessero tutti, allora le toglierei anch'io. Che cosa possiamo rispondere a questi baristi, esercenti in qualche modo? Noi oltre a cercare di premiare appunto questi esercenti veramente lodevoli, così degli eroi, cerchiamo di proporre, abbiamo proposto in Consiglio regionale della Calabria una proposta di legge regionale, il Comitato Slot Mob Cosenza proprio ha promosso questa proposta di legge e sta per concludere il proprio iter burocratico, speriamo in fretta, insomma. Chiediamo anche all'amministrazione comunale di partecipare, di magari approvare dei regolamenti come l'obbligo di esporre le informazioni con i rischi collegati al gioco, sì, accanto alle macchinette, oppure definire un orario di apertura di queste sale gioco, stabilire soprattutto le distanze dei luoghi sensibili come le scuole. Beh, che non dovrebbero esserci attaccate alle scuole almeno nei pressi, lei dice. Va bene, io la ringrazio Gambino. Grazie, purtroppo abbiamo tempi radiofonici, le auguro una buona giornata. Una buona giornata, grazie. A voi, buongiorno, grazie. Buongiorno.